Penso che questa sia la prima volta nella storia del mondo che un uomo, sono io, invita solennemente i suoi simili ad avere paura. Sì, solennemente e senza vergogna. Perché la paura è un sentimento ignobile, è un sentimento spregevole e meschino quando è legata in qualche modo all'egoismo, quando uno ha paura per sé. Ma voi vedete che quando uno comincia ad aver paura per i propri figli, per i propri amici, la paura non è più un sentimento ignobile, la paura è qualcosa, è giusta, la paura è giusta ed è santa. Ed ecco che in questo caso, nel caso di una guerra atomica e universale, uno avrebbe paura non soltanto per i propri amici, ma anche per i propri nemici, perché la distruzione sarebbe totale. Uno ha paura per tutti, e in questo caso la paura è giusta ed è santa. Il nostro nemico, in questo caso, non è più la malvagità degli uomini. Il nostro nemico è l'imbecillità degli uomini. E questo primo numero di questo cinegiornale della pace, questo cinegiornale che è già una grandissima cosa che si faccia, che sia cominciato e speriamo che continui e che se ne facciano molti e sempre più frequentemente, perché il pubblico prenda l'umanità prenda coscienza di questo pericolo, prenda coscienza di questa paura. Questo cinegiornale della pace si rivolge all'intelligenza degli uomini e nasce dall'intelligenza. E è libero a tutti. Tutti possono parlare, tutti quelli che sono d'accordo con quest'idea della pace. Noi invitiamo prima di tutto quelli che si occupano di cinema, i registi, gli operatori, i cineamatori, a mandare con il loro contributo sotto forma di documenti, sotto forma di idee, di trovate, di interviste, ma anche gli altri, anche gli scrittori, i giornalisti, gli uomini di cultura, chiunque insomma sia d'accordo con noi e che abbia un'idea che potrebbe servire a illuminare, a eccitare l'intelligenza degli altri su questo fatto, invitiamo a mandarci dei pezzi che possono contribuire a questo cinegiornale. Teniamo presente in questa crociata per la pace che l'imbecillità degli uomini, l'imbecillità di quelli che vorrebbero una guerra atomica, si giova oggi di un mito che è completamente ormai senza giustificazione. Da Omero fino a Tolstoi e fino ai giorni nostri, la guerra è stata esaltata come un'espressione dell'amor di patria. Tutti gli italiani conoscono il famoso finale dei Sepolcri di Ugo Foscolo. E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, finché fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Ebbene, questo finché, questo limite ormai è stato raggiunto, perché oggi un sangue versato in una guerra atomica per la propria patria non potrebbe essere lacrimato e pianto. Perché? Perché sarebbe un sangue che contribuirebbe soltanto a distruggere la propria patria. Oggi si ama la propria patria in un altro modo, col lavoro, col rifiuto dei pregiudizi e con l'intelligenza di rifiutare questi pregiudizi e con la rinuncia a quei privilegi da parte di quelli che eventualmente ne beneficiano ancora. E anche proprio l'ultimo verso del Foscolo, anche lì è stato raggiunto, questo limite ormai è raggiunto, e finché il sole risponderà sulle sciagure umane, questo finché. Perché nel caso di una guerra atomica il sole non risplenderebbe più, il sole sarebbe oscurato da bombardamento atomico, e quando poi dopo tornerebbe a risplendere
più le sciagure umane, perché non ci sarebbe più umanità. È questo che gli imbecilli vogliono? Noi abbiamo paura. Tra gli amici della pace, il mondo può contare su Lionel Rogojin, noto regista americano. Autore di film ormai celebri come Comeback Africa e On the Bowery, realizzati fuori dal ciclo della produzione di Hollywood. Rogojin ormai da 2 anni sta preparando un film sulla pace, finanziato da lui stesso, e per il film ha pressappoco fatto il giro del mondo. Sono stato a New York, a Londra, Varsavia, Budapest, Mosca, Tokyo, in India e in Israele, per raccogliere materiale da utilizzare nel mio film sulla pace. Il fatto più interessante che mi ha colpito durante il mio viaggio è avvenuto a Londra, dove ho assistito al processo intentato a Bertrand Russell per disobbedienza civile. Un uomo di 90 anni si era opposto alla legge inglese per salvare noi tutti dalla distruzione. A Hiroshima mi ha commosso guardare la città alle 5 del mattino dall'alto di una collina, l'area immensa che era stata distrutta, pressappoco 2 miglia per 3. Ciò che vidi mi fece riflettere su quello che accadrebbe ad altre città se scoppiasse una guerra nucleare. Nell'Europa orientale, consultando numerosi documenti filmati e parlando con molte persone, mi sono reso conto delle distruzioni portate dalla guerra. Una guerra che ha provocato la morte di tanti uomini, donne e bambini. 17 milioni in Unione Sovietica, 7 milioni in Polonia. Quasi tutti coloro con i quali ci si incontra in quei paesi rimpiangono un loro familiare caduto nell'ultimo conflitto bellico. Non a caso ho avvertito un grande desiderio di pace negli abitanti dell'Unione Sovietica e dell'Europa orientale. In Israele arrivai in tempo per assistere al processo Eichmann. Ho letto molto sugli stermini di massa, sulle torture inflitte a migliaia di innocenti e sui crimini dei nazisti. 1 milione di bambini furono uccisi dai nazi. Avevo in animo di dedicare una parte del film ai bambini. Il processo Eichmann ha rinforzato il mio proposito. Proseguendo nel mio giro del mondo, ho scoperto che ci sono molte persone le quali cercano la pace e lavorano per la pace. Noi pacifisti siamo una forza molto più potente di quanto crediamo. Taluni pensano che nessuno vuole la guerra, ma io non sono d'accordo con loro. Ci sono forze le quali ritengono che una guerra risolverebbe i loro problemi particolari. La maggioranza degli uomini, però, non vuole la guerra. Io penso che spetti a noi tutti fermare gli altri. Milano, 27 ottobre 1962. Una manifestazione per la pace durante la crisi di Cuba è spezzata dalla violenza. È un vecchio spettacolo italiano. Colpiti, arrestati, feriti. E il giorno dopo il nome di Giovanni Ardizzone è sulle mura della città. Un altro morto per la pace. La folla milanese si accalca dove Ardizzone è caduto. I milanesi firmano la loro protesta per la morte che ha stroncato la vita di un altro giovane. Lo studente Giovanni Ardizzone. Adesso agli amici e colleghi del collegio universitario di Sesto San Giovanni voglio rivolgere delle domande, anzi più che una domanda. Sapere qualche cosa su Gianni Ardizzone che possa così aiutarci a capire qualche cosa di più, soltanto questo. Prego Gianni. Grazie. Io sono un assistente di questo collegio e come tale ho conosciuto lo studente, il mio amico Gianni Ardizzone. Dico la verità che adesso ho una certa difficoltà a parlarne, perché da quando è morto, tutte le volte che ci penso, mi viene da piangere. Certe volte io pensando a Gianni Ardizzone non riesco a dormire. Ancora adesso. E soprattutto quello che mi addolora è che non riesco a ricordarlo con la serenità dell'amico, ma anche un pochino con un certo complesso di colpa, oserei dire. Io come assistente, come i miei colleghi, ero stato colpito dall'intelligenza, dall'umanità, dalla cultura, dalla preparazione politica di Gianni Ardizzone. Avevo capito però anche, volevo venire incontro alla sua inesperienza e con i miei colleghi cercavamo di studiarlo, cercavamo di capirlo per cercare di aiutarlo.
Siamo arrivati al punto, e questo adesso mi dispiace, di cercare di limitare la nostra dimestichezza, come potrei dire, la nostra familiarità con lui, e questo adesso mi addolora. Noi facevamo questo appunto per cercare di, perché pensavamo che potessimo quasi essergli di guida. Adesso invece mi sono accorto che la nostra generazione, insomma, non aveva proprio nulla da insegnarci, anzi mi sembra che lui sia lui con la sua morte che ci abbia insegnato molte cose. Vuol dire qualcosa lei? Beh, potrei... C'è anche dei particolari, Gianni Aldizzone. Sì, soltanto brevemente alcune cose. Ricordo che la porta della sua camera era sempre aperta. Non usava chiudere la chiave. Aveva attaccato, subito dopo l'ingresso, un pezzettino di carta sul quale c'era scritto presso a poco. Le parole precise non le ricordo, comunque il significato era questo. Approfitta pure della mia fiducia, della fiducia che ti do vicino, ma non per questo devi prendermi in giro. Penso che questo episodio sia veramente significativo per, non so, il significato che gli ho dato io e della sua enorme generosità e fiducia nel prossimo. Poi un'altra cosa che ricordo con piacere di lui. Studiava, era solito studiare di notte. E alle 4:30, 5, scendeva giù dalla sua camera e si sedeva qui fuori sulla panchina a contemplare l'alba. Quasi ogni giorno si sedeva all'alba, poi andava a dormire. Tutto il resto mi sembrano parole inutili. Tu vuoi dire qualche cosa tu, in poche parole possibilmente? Parlare della morte di un amico è indubbiamente una cosa... è una cosa terribile, forse è così terribile da augurarsi di essere al suo posto, cioè di non essere sopravvissuti a lui. E in particolare poi una morte quale quella del Gianni Aldizzone. Lui credeva nella pace, credeva nella collaborazione delle genti, dei popoli, e per questo è morto. Ed è stato quindi conseguente fino alla fine. Credo che l'unica cosa che proprio da amico posso dire è questa, ed è una frase di suo padre che io umilmente ripeto, ed è che la sua morte deve servire agli altri. Per poco, dice suo padre, per poche persone magari, ma deve avere un senso questa sua scomparsa, un significato e delle conseguenze. Lei ha sentito che aveva qualche cosa da dire in proposito? In effetti sì, volevo il contrario. Ecco, no, non volevo dire nulla in contrario, volevo soltanto liberamente che questa ricostruzione della personalità di Aldizzone fosse esente da fini politici. Dopotutto bisogna ricordare che Aldizzone è morto proprio per una lotta politica accesa che si è sviluppata qui in collegio, tra le fazioni del collegio. Soltanto questo volevo dire, e che non si continui ancora a fare della propaganda politica in collegio. Che cosa le è fatto che sia stata di propaganda politica in quello che è stato detto dai suoi colleghi? Niente che sia stato detto in questo collegio, comunque ci sono dei fini per le prossime elezioni, quello che credo. Lei crede? Credo. Può darsi che mi sbagli. Niente, può darsi che mi sbagli. Molto probabilmente questo documentario servirà a fare della propaganda politica per le sinistre. No, questo è un documentario per la pace, non serve per la politica di propaganda. Allora vuol dire che mi sono sbagliato, se è così vuol dire che noi mi sono sbagliato. Noi siamo degli uomini di sinistra, questo è chiaro, noi che facciamo questo documentario. Evidentemente allora il documentario servirà per la... documentario per la pace come propaganda di un partito in senso stretto per una certa... Ma per la pace bisognerebbe calmare gli animi, non eccitarli con la politica. Allora, lei lo dica, se lei pensa soltanto... che questo sia un eccitare con la politica. No, io ho soltanto espresso il mio parere, un mio desiderio, cioè vorrei che questo documentario non servisse a fini politici. Qualcun altro che può dire qualche cosa, qualsiasi voce è bene accetta in questo momento. Da parte mia assolutamente è graditissima. C'è qualcun altro che può dire qualche cosa? C'è qualcun altro che può dire qualche cosa, per favore? Nessun altro? Allora, volevo, per favore, sì, a proposito di quel che si diceva prima, io volevo dire una cosa. Io non ero, né sono adesso, delle idee politiche di Gianni Aldizzone, però mi ha insegnato una cosa e vorrei che
questo insegnamento non sia solo per me, ma anche per gli altri. Cioè mi ha insegnato ad avere stima, a rispettare, ad ascoltare soprattutto le persone che non hanno le mie idee. E in fondo, se penso alla morte di Gianni, senza pensare a di chi è la colpa, penso che lui è morto per questo, è morto a causa dell'incomprensione, della sfiducia tra dei cittadini. Insomma, il motivo è questo, lui è morto per questa sfiducia, questa incomprensione tra cittadini e la forza pubblica. A un certo punto, e questo è il risultato, per così dire, è il risultato macroscopico di quello che molto spesso accade tra di noi, cioè di non stare lì e cercarsi di capire, cercare di arrivare dei punti comuni che sempre ci sono. A me Gianni Ardizione ha insegnato questo, a cercare insomma la via dell'accordo e a cercare insomma in chiunque, qualsiasi idea professi, a cercare qualche insegnamento e da vedere se si può andare d'accordo. Grazie, per favore, voi potete ancora parlare, voi, gli altri amici di Gianni Ardizzone. Beh, io penso che qui lo si ricordi soprattutto come un ragazzo dall'entusiasmo straordinario, questo senz'altro. Mi ricordo di aver discusso con lui su argomenti diversi, soprattutto su argomenti politici, per delle notti intere, e indubbiamente lui aveva una grande facilità a capire gli altri, ad ascoltarli anche quando le idee degli altri erano molto diverse dalle sue, come potrebbero essere le mie idee. Da questo punto di vista ha insegnato molto, insomma, perché ha insegnato a ascoltare e a avere un grande rispetto delle idee di tutti, insomma. Parla. Confessa. Parla. Devi parlare. Sei ebreo? Sei un partigiano? Parla. Confessa. Fuori i nomi. Parla. Parla. Parla! La tortura è una vana furia. Nasce dalla paura e dalla intolleranza ideologica e di razza. Mira a distruggere nel corpo dell'uomo le sue idee, il suo coraggio, la sua fede. Di secolo in secolo, la tortura precede e segue le guerre, le occupazioni militari, l'urto delle ideologie, di tutte le ideologie. In pieno secolo XX, in America, le croci di fuoco del Ku Klux Klan ripetono le processioni del Medioevo europeo, i nefasti dell'Inquisizione. C'è un popolo prediletto dall'intolleranza, gli ebrei. Ieri i loro carnefici li distinguevano con un marchio circolare e nella Germania nazista con una stella gialla. Anche i negri da secoli sono vittime della intolleranza razziale. Perché? Perché sono negri. Il lavoro forzato non è un'invenzione dei tempi moderni e non lo sono le estenuanti marce a piedi per fiaccare il corpo e lo spirito. I campi di concentramento non sono nati ieri. A Venezia nel 1600. E a Roma alla fine del 500. Li chiamavano ghetti, ma neppure nei ghetti si stava sicuri. Ogni tanto venivano attaccati e i suoi abitanti uccisi. Chi evade dai ghetti viene inseguito, allora come oggi, ucciso, impiccato. Quando serve, i nemici si inventano e si impiccano. Queste donne erano ree di essere streghe. La morte era l'ultimo atto di un dramma che si svolgeva secondo le convenienze e le circostanze, all'aperto davanti al pubblico o nell'oscurità delle celle. Qui si mettevano in pratica tutti i sistemi di tortura. Chi sono i perseguitati? Gli eretici. Perché? Perché sono eretici. Chi sono i perseguitati? I contadini. Sono segati a metà perché si sono ribellati al loro feudatario. La pietà è morta. Per salvare un'anima si può ben torturare un corpo. La giustizia, nelle mani di giudici antichi e moderni siffatti, diventa un nome grottesco, senza senso, dal significato stravolto. Oddio, senti, io mi... Unterstehen! Ihnen werden wir fertig! Nelle celle della Gestapo risuonano i lamenti dei torturati. Ma le tecniche della sevizia si perdono lontane nei tempi. La pece incandescente sui piedi è infuocata da secoli e bolle sempre nei recipienti dei carnefici. La tortura genera la tortura. L'intolleranza genera l'intolleranza. Alle persecuzioni dei cattolici contro gli eretici,
I protestanti rispondono con le persecuzioni contro i cattolici. Dove hanno imparato i parà d'Algeria la tortura dell'acqua? Secolo XIX. Borbonici e austriaci torturano i patrioti che lottano per l'indipendenza italiana. Secolo XX. Un patriota algerino estenuato di fronte al suo parà che lo tortura. È passato un secolo, ma la tortura è fuori del tempo. Ha una sua eternità implacabile. I suoi segni sono sempre gli stessi. In tanti modi si può uccidere una persona, anche condannandola alla morte civile, mettendo sulla porta della sua casa un cartello dove c'è scritto: attenzione, ebrei, proibito entrare. Questo è il nemico, l'ebreo, gridò Hitler. E Mussolini fece coro: via dagli uffici e dalle banche. Via. Via dalle scuole. Via. Via dall'esercito. Via. Via dalle terre e dalle case. Nel Medioevo gli ebrei erano costretti a pagare i frati che dovevano convertirli. Più recentemente i nazisti li rieducavano con la ginnastica. Il torturatore e l'intollerante ebbero sempre un grande alleato, il fuoco, l'arma classica, purificatrice dell'inquisizione e della Gestapo. Il fuoco divorò streghe, eretici, avversari politici e ideologici. Sul rogo morirono Girolamo Savonarola e Giordano Bruno. Il fuoco si accanisce anche contro le idee. I protestanti bruciano le bolle papali. L'Inquisizione brucia i libri di Lutero e pubblica l'indice dei libri proibiti. Forse questo è soltanto un ricordo storico del Concilio di Trento? No, è l'edizione contemporanea dell'indice. Beccaria iniziò una battaglia appassionata contro la tortura. Il suo libro venne messo all'indice. Decreto del Sant'Uffizio. Contro chi è emanato? E quando? Contro le teorie scientifiche di Galileo del 1600? O contro le opere degli artisti contemporanei che parlano di libertà e di democrazia? La censura è dura a morire. Si occupa di tutto il cinema italiano e straniero, che talvolta finisce anche in tribunale. E perfino al Machiavelli toccò un tempo di chiedere il visto di censura. In Spagna si bruciavano e si bruciano i libri antifascisti. E il nazismo inventò l'arte degenerata, proibì Klee. Mise all'indice le opere di Gross, che più sommessamente in Italia, nel 1963, finirono in tribunale. L'intolleranza odia la cultura e le idee che non comprende. Le mette al bando. E quando l'intolleranza diventa nazismo, le brucia. Nella Germania di Hitler arrogo i libri che parlano di libertà. Alle fiamme Thomas Mann, Carlo Marx, le biblioteche degli uomini di cultura. E quando il fuoco divora i libri sulle piazze, il mondo deve tremare. L'uomo è nato per studiare, per sapere, per conoscere. Ma mentre tu stai nascendo, è già pronto l'armamentario tecnico atomico per farti morire. Eccoli in lungo e in largo, distesi, dritti, lunghi e corti, pronti a scattare. Basta spingere un bottone. È vero, Mr. President? E i soldati vanno all'attacco. È vero, mon général? E se qualcuno protesta, botte e galere. È vero, Herr Kanzler? Che ci facciamo con questi carri armati? È vero, Tavarish Khrushchev? Disarmiamo per dar da mangiare ai popoli sottosviluppati. E invece no, ancora più sottomarini. E possibilmente bene armati. Con gli sportelloni da cui passino i missili Polaris. E piazziamoli anche sul Garibaldi, questi missili. Cosa guardi, marinaio? C'è il missile che guarda te. Dai in famiglia tranquillo, cittadino. Ma il missile è dietro l'angolo. Un bicchiere di vino fa sempre bene. Ma una scarica di missili no, fa sempre male. Siamo felici, ci amiamo. Ma i missili stanno a guardare. Ce l'hanno anche con lui, lo sapete? I missili non badano a età.
e se la prendono pure con tuo figlio. Ma contro la guerra avanti, e avanti tutti per la pace. Chi li fa i missili? Gli uomini. E sono gli uomini che li devono distruggere. E questa è una battaglia, una guerra di idee alla guerra delle armi. A mani nude e mente serena, con la sola forza del coraggio morale e tanta fiducia. Per essere un uomo di pace basta volerlo. E basta riunirsi insieme ogni giorno a migliaia, rispondendo all'appello di chi chiama alla pace. E gli intellettuali che lottano per la pace... Ma io sono pacifista perché sono un biologo, perché so qual è l'azione delle radiazioni ionizzanti, delle radiazioni nucleari, so presso a poco insomma qual è l'intensità di queste radiazioni nel caso di esplosioni atomiche, e quindi mi rendo conto che l'inquinamento, non soltanto l'inquinamento atmosferico e della superficie del nostro pianeta, ma anche e soprattutto forse l'inquinamento genetico che si avrebbe in seguito ad una guerra nucleare sarebbe tale da portare sicuramente il genere umano alla distruzione. Professore, è vero quello che si dice da alcune parti, che in genere le guerre coincidano con uno sviluppo della scienza? Ammettendo la veridicità dell'affermazione che è stata fatta, vale a dire che a periodi di guerra corrispondono a periodi di grande produttività scientifica, e bisognerebbe controllare questo in sede storica, ma lì per lì direi, come dicevo prima, che non mi sembra valida, ma anche ammessa la sua veridicità, non mi sembra che si possa per questo motivo esprimere un parere, un giudizio favorevole nei confronti della guerra, perché tutt'al più che cosa succederebbe? Che la scienza progredirebbe meno rapidamente e non mi sembra che il costo di una guerra giustifichi una accelerazione, una catalizzazione di questo genere. Signor Gottuso, taluni intellettuali francesi tengono a distinguere tra l'impegno artistico e l'impegno civile, scindendo nettamente due campi di azione. Lei, che è un artista militante di un partito progressista, che cosa pensa di questo atteggiamento? No, io naturalmente ne penso molto male di questo atteggiamento. Purtroppo non sono soltanto alcuni intellettuali francesi, ma è tutto un grande strato della cultura moderna, la quale pensa che l'uomo sia diviso. E quando si comincia a pensare che l'uomo è diviso su questi due problemi, coscienza politica e coscienza artistica, la divisione comincia, questo è continua, e continuano sempre a dividere l'uomo, in modo che l'uomo sia fatto sempre più a pezzi, come in fondo è il programma della bomba atomica. Comunque noi vogliamo considerare questo concetto di cultura. Mi pare che la sua funzione è proprio in sé, per definizione, contraria alla guerra, per il solo fatto di essere cultura, se lo è veramente. E, in particolare, la sua funzione, come del resto molti esempi attuali dimostrano, è quello di prendere coscienza, di dar forma a quello che è il sentimento popolare, il sentimento universale della situazione nuova in cui il mondo si trova, che è quella che ho chiamato la dimensione atomica. Questa dimensione atomica modifica totalmente tutti i problemi tradizionali della politica, della cultura stessa, dell'economia, della morale, della psicologia individuale e collettiva, e ci costringe da un lato a una revisione totale dei problemi e dall'altra ci induce a una nuova fraternità che, se anche nasce dalla necessità, tuttavia non è per questo meno libera, perché non c'è problema del mondo, non c'è situazione né condizione economica, politica, religiosa o culturale che non ne sia condizionata e modificata. In modo che, se permangono le vecchie strutture e le vecchie concezioni, i vecchi miti, i vecchi riti dello Stato come potenza, dello Stato come principe assoluto, noi siamo portati necessariamente alla distruzione, mentre un cambiamento totale è il solo mezzo di salvare tutti i valori della civiltà. Quindi una rivoluzione profonda di tutti i campi della cultura umana è il solo modo di conservare i valori, come in tutte le vere rivoluzioni. Thank you.
Questo è un angolo qualsiasi d'Italia. È Casaglia, vicino a Marzabotto. E in una giornata così, in un giorno qualsiasi del 1944, la guerra arrivò qui, si infilò nel cimitero, crivellò corpi e pietre. Una lapide è lì, rendiconto immobile di una qualsiasi giornata di follia della guerra, quando gli uomini diventano fiere e colpiscono, colpiscono, colpiscono. Colpirono duro i tedeschi a Casaglia. 80 furono i massacrati e tutti inermi, di tutte le età. 7 anni, 59 anni, 18 anni, 73 anni, 2 anni. Siete solo una lapide ormai e siete un'ombra che non sparirà mai dagli occhi dei superstiti. I tedeschi si abbassarono, andarono di qua e di là dagli angoli del cimitero e si abbassarono col tiro per prendere bene la mira. Questa, la gente, noi tutti, donne, vecchie, bambini, quando vedemmo che proprio la fine ormai era segnata, cominciamo con urla di disperazione, di dolore. Non, si ammassano tutti, aiuto, cose che francamente non ci si poteva vedere e né poter immaginare. A loro non ebbero pietà. Raffiche di mitra e bombe a mano arrivarono addosso ai nostri corpi e purtroppo anch'io rimasi ferita a questa gamba e ancora ora cammino zoppicante. Io appena sono arrivato sulla porta del Campo Santo ho visto la scarpa di mia moglie e l'ho trovata qui, in questo posto. La scarpa di mia moglie, e mi sono avvicinato lì a vedere dove c'era il mucchio di tutti i morti. Ho incominciato a mettere in qua e in là i morti per vedere se trovavo mia moglie e le mie due bambine. Finalmente poi ho trovato la moglie con le bambine strette nel braccio. Ho trovato la Maria, che era tutta sbodellata, aveva preso la raffica nel ventre. La Giovanna, che era la piccola, era senza la testa. Ho guardato di qua e di là, non trovavo la testa della mia bambina. Ma dove è andata la testa della mia bambina? E poi, passato 3, 4, 5 giorni, arrivò le truppe del fronte con Reiser Walter. E rimasero due o tre giorni, noi qui in cantina, con altre persone. E poi loro vennero giù a farsi sgomberare tutto. E poi cercavano una signorina, dicevano loro, la signorina mora e la volevano per forza e lei non c'era, che era fuggita. E loro si scoprirono tutti noi. E videro mio figlio tutto fasciato. Allora Reiser Walter mi venne vicino e disse: cosa avere fatto? Io dissi: per paura che me lo uccidessero ancora, perché qui ne era una tantina dei morti. Dissi: noi eravamo giù, vicino a ferrovia, arrivare parecchi, lui avere preso scheggia e ferito per quello. Non volevo dire, perché avevo paura che me lo uccidesse ancora. Invece lui disse: no, io capire. Tu, bambino, essere fucilato in testa, paralizzato braccio e gamba. E così. Dopo 2 o 3 giorni, io arrivammo e si sbattemmo fuori tutti. Allora io presi il mio bambino in braccio, gli altri due, per il vestito. E poi
Posso ritornare indietro un passo o no? E poi una sera, prima di sbattersi fuori, vennero a prendersi. Me mi presero a calci, pugni, schiaffi e sputi, perché non volevo cedere. E poi i miei bambini piangevano. E il giorno dopo si misero fuori. Io portai il mio bambino in un altro buco, qui vicino, poco distante, e morì. E c'erano i tedeschi anche lì. E il bambino urlava degli urli come una bestia feroce, perché l'infezione ci aveva preso la testa. E mi dissero che gli dovevo chiudere la bocca perché non urlasse. Io provai una notte a chiuderle la bocca, e il bambino mi disse: no mamma, mi fai morire prima del tempo. Allora io non ho avuto più coraggio. Allora il giorno dopo ritornarono e disse: se tuo bambino sempre urlare, noi fare caput. Dopo niente più urlare, tuo bambino. Poi finì che mi morì e loro tutti contenti che fecero come una festa. Perché era morto. La visita di una oscena faccenda che si chiama guerra di sterminio. Se quei cosi si innalzeranno in cielo, queste porte dell'antica e civile alta mura cadranno al suolo, si chiuderanno per sempre. E allora mettiamoci prima in corteo. Innalziamo bandiere e cartelli da gente per bene. Siamo tutti uguali noi uomini, ricchi e poveri, davanti a un missile che sta proprio fuori della porta di casa. Parliamo dunque tanto della pace, senza stancarci mai. I capelli bianchi degli uomini del 1963 hanno visto troppe guerre. Una parola, più un pensiero, più un altro pensiero, finché diventino milioni e miliardi di pensieri, uno diverso dall'altro, ma tutti che finiscono con una sola parola, pace. È una parola che vale qualsiasi regalo, è una parola che, pensata bene, sale in alto potente e vince. Educare i bambini al senso della pace dovrebbe essere obbligatorio in un paese civile. Eppure, una volta l'anno, i ragazzini sono invitati a giocare con i cannoni veri. In un collegio internazionale di Roma, bambini di tutti i paesi del mondo vivono, studiano, si divertono. Che cosa ne sanno della pace o della guerra? Buongiorno. Buongiorno. Stiamo facendo un'inchiesta sulla pace. E allora vogliamo sapere da voi, che pensate della pace. No. Allora io. Non mi piace la pace. Di che nazionalità sei? Da Costa d'Avorio. Costa d'Avorio. E che pensi della pace? Cos'è la pace? Cos'è la pace per te? Perché? E se non sai cos'è la pace, dimmi cos'è la guerra allora. Cos'è la guerra? Tu di che nazionalità sei? D'Irlanda.
Cos'è la pace? È quando non c'è guerra. Tu di che nazionalità sei? Americana. Cos'è la pace? È una cosa che ferma la guerra. E come la ferma? Segnando un trattato. Che trattato? Di pace. Chi lo fa questo trattato? Il presidente delle due repubbliche o il re. Il governo. E tu? Tu che pensi della pace? Che pensi tu della pace? Io non lo so. Non lo sai? No. Perché? Perché non lo so io. Ma tu non lo fai mai la guerra con i bambini? Sì, qualche volta sì. Cioè? Quando vi fanno i dispetti. E allora tu credi che nel mondo i dispetti non se li facciano? Sì, se li fanno tutti. Qualche volta sì, qualche volta no. Da dove vieni? Io dal Senegal. Allora, siete tutti per la pace o c'è qualcuno che è per la guerra? Chi è per la guerra? Tu? Sì. Perché? Perché non mi piace molto vedere la confusione, vedere tutti i bombardieri bombardare, mi piace vedere i soldati che corrono da tutte le parti, vedere le case saltare in aria, città intere anche. Ma al Pur qua? Pur qua, bisogna levare la mente. Sì, ma anche io non che... Vieni. Vieni? No. Beh, a me la guerra vista al cinema mi piace, però fatta veramente non lo so, Perché, insomma... Ma allora perché è stata la... Che nazionalità sei? Ungheria. Ungheria? Che dici, che cos'è la pace? Dimmi cos'è la... Non lo sai. E la guerra però lo sai cos'è. Cos'è? E ami la pace? Sì. Perché? Allora dimmi perché odi la guerra, se ami la pace. Perché odi la guerra? Beh, perché questo qui vuole sempre la guerra. Chi è che vuole sempre la guerra? Chi? Lui? Ma io che so. Tu vuoi sempre la guerra? Sì. Perché? Perché io non la che. E perché? Perché ami la guerra, ti sei fatto male alla mano? Eh? Sì. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Sei ferito? Sì. Come ti sei ferito? Ah! E contro chi? Contro chi? Chi è? Chi è? Lui. Perché? Come si è morto? Quand je suis retourné à la maison, j'étais blessé. Et tu aimes la guerre? Si. Anche tu? Et perché? Perché quand c'est la guerre, vedo i cavalli. I cavalli? Sì. Ma si muore anche quando c'è la guerra? Si. E tu non hai paura di morire? No. No? Vuoi morire? No. Neanche? Tu? Di che nazionalità sei? Belga. Che pensi della guerra? La guerra non è bene perché c'è molta tristezza in mondo. Che nazionalità? Sì. Perché? Perché è una bella cosa, poi si diverte, invece se c'era la guerra morivamo tutti con le bombe atomiche e a me mi piace vivere.